Come difenderti da un'accusa di bancarotta? Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Difendo tutti coloro accusati di un reato. Se sei un imprenditore, potresti essere accusato di bancarotta fraudolenta, ovvero dopo che la tua azienda sia fallita e vi sia stata dunque una dichiarazione di fallimento, potrebbero essere rilevate una serie di anomalie. In altre parole, la tua condotta di imprenditore non è avvenuta in maniera cristallina, ma hai compiuto delle operazioni volte intenzionalmente a porre in essere operazioni imprenditoriali fraudolente per danneggiare il ceto creditorio. Almeno questa potrebbe essere un'ipotesi dell'accusa. Facciamo un esempio, perché alcuni imprenditori a volte mi dicono: ma avvocato, ma non riesco a capire di cosa mi accusano. Dunque, sono un rivenditore di elettrodomestici e acquisto ingenti partite di merci accumulando un debito stratosferico con varie aziende fornitrici. Non riesco più a pagare tutti i miei debiti e dunque l'azienda, che è appunto un'azienda tossica per il mercato, perché produce debito e non paga i creditori, viene ad essere dichiarata fallita. Il curatore fallimentare viene a farmi visita. Toc toc. Buongiorno, sono il curatore fallimentare. Dove sono gli elettrodomestici acquistati? Mi chiede. Io mi guardo in giro e non li trovo. Dove saranno finiti? Dunque, il curatore fallimentare non trova nei magazzini dell'azienda gli elettrodomestici acquistati precedentemente. Il che significa, secondo quella che sarà la tesi accusatoria, che ho intenzionalmente acquistato quei beni non pagandoli per poi magari rivenderli sotto banco, andando ad avere un illecito guadagno in danno dei fornitori creditori. In sintesi, ho dunque creato un dissesto della società con dolo e quindi ho creato un danno ai miei fornitori. A questo punto il tuo nome o il mio nome potrebbe essere iscritto nel registro dei reati e potrebbe levarsi a tuo carico il reato di bancarotta fraudolenta. Devi sapere infatti che tu, come imprenditore, assumi una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, in quanto imprenditore, la tua diretta responsabilità quale gestore di tale patrimonio per la sua conservazione ai fini dell'integrità della garanzia dei creditori. Quindi, tornando all'esempio di prima, se i creditori non trovano bene in magazzino, allora capisci che non possono rivalersi su nulla e quindi ciò costituisce reato. Quindi, detta in maniera adesso elegante, la perdita ingiustificata del patrimonio o la diminuzione di esso costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra pertanto l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Ma procediamo e andiamo con calma. Se vi fosse una contestazione di tal fatta, ovvero che tu hai arrecato pregiudizio ai creditori lasciandoli con un pugno di mosche in mano, cosa dovrai fare per difenderti? Ebbene, insieme al tuo avvocato difensore dovrai giustificare le tue operazioni aziendali, ovvero dovrai dimostrare che quelle operazioni sono avvenute per il bene dell'azienda e dunque per la conservazione del patrimonio e non certo per danneggiare i creditori. In altre parole, bisognerà dare un'adeguata dimostrazione della destinazione dei beni e del loro ricavato. Insomma, tu come amministratore della società, ad esempio, dovrai dare conto della giustezza delle spese effettuate, delle perdite patite che
attenzione, non sono addebitabili a tue scelte arbitrarie in danno dei creditori, ma sono state spese o perdite fisiologiche alla gestione imprenditoriale. Insomma, sei stato un imprenditore che ha commesso degli errori, ma non ha creato un dissesto con l'intenzione di frodare nessuno. E qui arriviamo alla domanda iniziale. Come ci difendiamo da un'accusa di bancarotta? Ritorniamo all'esempio di prima. Nel caso dell'acquisto degli elettrodomestici, dovrai dimostrare che hai acquistato quella grossa partita di elettrodomestici in quanto la tua azienda si stava aprendo a nuovi mercati e quindi avevi commesse scritte per vendere tutti quei beni a aziende di mercati emergenti. Purtuttavia, quell'affare è andato a monte, non certo per tua volontà, e quindi gli elettrodomestici ti sono rimasti sul gruppone. Come vedi, ti sei trovato di fronte ad un evento straordinario ed eccezionale, e dunque ciò ha creato un danno all'azienda, un danno non preventivato e non preventivabile. In questo modo potrai dimostrare che la tua condotta non era fraudolenta e distrattiva. Bene, se ti è piaciuto questo video, allora iscriviti al canale e sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se vuoi contattarmi, allora scrivimi o chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti. Perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.